Rimandata la conferenza stampa al Tesoro, intanto confermato lo stop alla rivalutazione delle pensioni 5 volte superiori alla minima, stipendi degli statali congelati e blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Nella sanità nuovi ticket dal 2014, appare confermato il ticket da 10 euro su specialista e diagnostica a partire dal 2012 ed è ancora giallo sul taglio agli incentivi per le energie rinnovabili. Nella manovra messa a punto dal governo spunta anche una norma che di fatto consentirebbe a Silvio Berlusconi di non pagare 750 milioni di euro che deve alla CIR di De Benedetti, secondo quanto prevede la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano sul lodo Mondadori. Immediatamente è scoppiata la polemica politica. Secondo il segretario del PD Pierluigi Bersani, se la misura non venisse cancellata dal testo sarebbe un insulto al Parlamento, mentre per il leader dell'IDV Antonio Di Pietro si tratta di una norma incostituzionale e criminogena. Nel 2010 la spesa media mensile per famiglia è stata pari in valori correnti a 2.453 euro con una variazione rispetto all'anno precedente dello 0,5%, lo comunica l'Istat nel report sui consumi delle famiglie, precisando che in termini reali la spesa risulta ferma tenendo conto della dinamica inflazionistica più 1,5% e dell'errore campionario.